Scommetto che anche voi fate incetta e collezione di posti belli del Cilento e quindi anche voi avrete una classifica speciale personale dove collocate quello che vi piace più, vi piace meno. Oggi andiamo in uno dei miei luoghi preferiti. E allora benvenuti a Scario, bomboniera del Cilento. Il campanile della chiesa di Scario è sicuramente tra i soggetti più fotografati del Cilento. Il porticciolo con i suoi pescatori conserva ancora il fascino di un tempo. Nonostante sia molto piccolo e ospiti poche imbarcazioni da pesca, la tradizione marina qui è davvero forte. D'estate, come accade un po' lungo tutta la costa del Cilento, Scario si trasforma e ospita migliaia di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Il porto è un posto molto piacevole per una passeggiata ed un aperitivo serale, tra locali davvero esclusivi e negozi tipici. Potete partire dalla chiesa, ad esempio, sontuosa e assai graziosa, e percorrere tutto il lungomare Marconi. Le vie che si innestano, tutte in pietra e tenute splendidamente, meritano sicuramente di essere percorse per un rapido fuoripista. D'estate dal porto di Scario partono diverse escursioni in barca. I pescatori, i barcaioli del posto, con l'ausilio appunto di questi gozzi in legno, accompagnano i turisti alla scoperta dell'area marina protetta, Costa degli Infreschi e della Masseta. Il faro, molto pittoresco, simbolo della cittadina, è attivo dal 1883. Sorge in località Tragara, fra alcune abitazioni d'epoca che si rispecchiano nell'acqua. Questa è senza dubbio una delle abitazioni più caratteristiche di Scario. Da qua si passa o non si passa senza bagnarsi? Mentre il sole va a lavorare dall'altra parte del mondo con l'aria della primavera che cambia, noi continuiamo il viaggio laggiù alla scoperta di altri posti incredibili del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.